Direi che è il caso di sottolineare subito un particolare, mentre possono partire le immagini con l'aiuto di Bello Fiore, cioè che Perugia, città di cultura abituata ai valori dell'accoglienza, lancia anche attraverso i tifosi del calcio un messaggio contro il razzismo. Si gioca comunque, c'è anche uno sparuto drappello dei tifosi del Parma. Parte alla grande il Perugia che attacca con insistenza, quarto minuto di gioco. C'è un fallo su Liverani, batte la punizione lo stesso Liverani, palla sul palo più lontano in agguato, Bucchi 1-0 per il Perugia dopo appena 4 minuti di gioco, gol di Bucchi ma gran merito della rete, va proprio a Liverani che vedete scavalca Buffon con una perfetta parabola, poi attento compagno. Qualche minuto più tardi, su calcio d'angolo, battuto ancora da Liverani, lasciato libero, segna Materazzi, 2-0 dopo appena 10 minuti di gioco per il Perugia. Non sta nella pelle il tecnico Cosmi, mentre è letteralmente impietrito Malesani. Ma non è finita, qualche minuto ancora più tardi, nuovo calcio di punizione, sbuca dalle retrovie tedesco, 3-0. Per il Perugia e non sono ancora trascorsi 20 minuti di gioco, praticamente la partita è già decisa. Manda in campo Di Vaio al posto di Benarrivo, Malesani prova ad attaccare il Parma ma le sue azioni sono piuttosto faraginose e poco pericolose. Sono un buono spunto nel corso del primo tempo di Amoroso che penetra da sinistra, calibra sul palo più lontano e attento a Mazzantini a deviare in calcio d'angolo. Sempre pericoloso con Liverani sui calci di punizione, il Perugia sfiora ancora Bucchi fuori di poco, si va al riposo sul 3-0. Nella ripresa Almeida lascia il posto a Fuser ma la situazione non cambia, naturalmente il Parma prova a portarsi in avanti ma le sue azioni sono veramente lente, mentre sul fronte opposto pericoloso il contropiede di Brizas, ancora Amoroso che mette al centro un pallone e vedete che anche quando provano l'azione i giocatori del Parma trovano attentissimi i difensori del Perugia. Con Sestao spostato a sinistra dopo l'ingresso di Fuser e chiama una deviazione in calcio d'angolo il portiere Mazzantini, sempre molto attento, ancora in azione con Sestao, tocco al centro per Mico che segna il 33esimo del secondo tempo. S'arrabbia Cosmi mentre Mico chiama i suoi al coso, facciamo i conti dopo, dice l'allenatore del Perugia. Finale amaro per il Parma, c'è anche l'espulsione di Milosevic, finisce 3-1, Parma ancora senza vittoria. A te Marco.